Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 7 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Minestrone di bonus e di malus, planetari, si intende. Dalla vostra parte la luna caliente in Ariete, amica di Marte che movimenta la giornata con un'escursione fuori porta. Pochi amici, tutti vivaci, rampanti e allegri quanto voi. Peccato che non lo sia anche il partner, il solito musone, ribadisce Saturno all'opposizione, ed ecco il malus della situazione. Indirettamente coinvolti voi non ci potete fare nulla, anzi, più ci provate, più vi incaponite e meno realizzate. E allora la patata bollente lasciatela agli amici, che contatto e disinvoltura, se non altro perché non può farci una figuraccia, lo convinceranno a seguire il gruppo, senza fare le solite rimostranze. Sconcerto, solitudine e tristezza, la coppia non attraversa un buon periodo e il consultante si sente come schiacciato dal peso della tristezza e della monotonia. Paura di non essere ricambiati, incertezze sul partner, sospetti e gelosia. Solitudine anche per i single che resteranno inchiodati nella solitudine e nella ricerca vana di nuovi stimolanti incontri. Fate attenzione alla vostra linea, una dieta in ogni caso vi farà bene. Occhio ai cibi troppo grassi e troppo dolci. Oggi potreste essere chiamati a una piccola scelta che vi potrebbe cambiare la vita in seguito, opportunità in tutti i campi, ma state sprecando troppo in amore con inutili recriminazioni. Ottime prospettive di piccole entrate di denaro, tuttavia siate parsimoniosi nello spendere quello che guadagnerete. Telefonate o messaggi in arrivo inattesi e da persone che non vi aspettate. Tenete aperto il portafogli solo per spese necessarie, non sperperate soldi, potreste averne bisogno per spese impreviste. Non abbiate paura di osare con quella persona che vi sta particolarmente a cuore, potrebbe ricambiare. In effetti state perdendo del tempo prezioso. Quante volte avete desiderato un momento di pace da dedicare a voi stessi in assoluto relax? Orbene oggi potrebbe essere il giorno adatto per rilassarvi e lasciare fuori la porta alcuni problemi, pronti a partire a tutto sprint domani, freschi e riposati. Oggi il vostro partner, se nato di venerdì, ha particolarmente la luna di traverso. È quasi intrattabile. Venere vi conferisce il fascino e magnetismo necessario per rendervi interessanti agli occhi di chi vi piace e sognate. Alcune persone, tuttavia, oggi potrebbero risultare particolarmente fastidiose. Prendete oggi pure degli impegni, ce la farete comunque a mantenerli. Solo non cercate a tutti i costi solo quelli che pensate possano essere facili. Non siate restii a spiegare i vostri sentimenti, per poi chiudervi nel vostro silenzio. Se avete bisogno di controllare maggiormente le persone che vi sono vicine, partner, figli, colleghi eccetera, cercate di non esagerare con le pressioni, altrimenti otterrete l'effetto contrario, ossia si allontaneranno da voi. Possibili tensioni sul lavoro, discussioni col capo, confronti duri in una riunione. Non fatevi trascinare, restate tranquilli a lavorare per conto vostro anche se ritenete che il lavoro di gruppo sia inutile e dispersivo, per la giornata di oggi vi conviene fare un'eccezione. Avvertite un'aria di nervosismo con il sole nel segno per voi contrario dello scorpione da un bel po' di tempo ormai. In famiglia vi si chiederà più impegno, specie se crescete bimbi piccoli o se avete genitori anziani da seguire e curare. La zona del cuore, delle arterie, della circolazione, sono i punti zodiacali anatomici del leone. Esternamente, invece è tutta la parte del plesso solare ad appartenere al vostro segno. Importante per voi tenere sempre sotto controllo, con una vita sana da un punto di vista fisico e alimentare, cuore e circolazione non abusare delle vostre energie, che non sono inesauribili. A giudicare dal sestile Luna Marte questa lunedì potrebbe essere una bellissima giornata e lo sarà se non avete un partner malmostoso da trascinarvi dietro e potete agire in piena libertà solo con gli amici o con chi vi pare, senza condizionamenti da parte di qualcuno. Più facile a dirsi che a farsi con Saturno contro che vi mette i bastoni tra le ruote, armando contro di voi il più rompiscatole della combriccola. Aggiungeteci Plutone che anche di lunedì vi parla di lavoro,
Argomento piacevole se su questo fronte riscuotete un successo via l'altro e la vostra attività, più remunerativa nel weekend, oggi va a gonfie vele. In caso contrario preferireste cambiare tema, agli impegni ci penserete domani. Amore ed Eros. Delusi in amore, al vostro calore il partner oppone freddezza, forse voi avete dimenticato di esservi scornati in modo non esattamente gentile, ma lui o lei no. Se cercate un po' di calore lo troverete solo nell'affetto del quattro zampe, quanto alla vostra dolce metà ce ne vorrà del tempo prima che torni dolce davvero, di fatto e non solo per modo di dire. Giornata ricca di novità, oltre che appassionata per l'amore, determinante per i progetti futuri. Non sprecate la voglia di vivere e di vivervi del partner. In coppia mostrate il vostro lato più coccolone. Venere vi guarda sorridente. Appassionati e coinvolgenti, vivete una stagione felice per quanto concerne i vostri legami amorosi. Chi invece è single, scopre che una persona conosciuta qualche mese fa gli fa battere il cuore. Non c'è una spiegazione razionale, dovete soltanto trovare in voi la risposta che appare quanto mai ovvia. Lavoro e denaro? Di turno o per riportarvi in pari dopo gli effetti ritardanti del ponte sgobbate ma di malavoglia con la mente rivolta altrove e un pizzico d'invidia per chi non ha di questi problemi. Liberi e padroni del vostro tempo invece vi date allo sport o vi godete una gita tra amici, anche in autunno la campagna è ancora bellissima e vale la pena di esplorarla. Pensate positivo, con un atteggiamento del genere anche la fortuna potrebbe baciarvi, quindi prendete al volo tutte le opportunità che avreste sempre voluto avere e che ora sono a vostra disposizione. Arrivate sul posto di lavoro dotati del vostro entusiasmo che contagia anche i colleghi. Il buon legame che la luna in Ariete forma rispetto al vostro segno costituisce per voi l'elemento fortunato per farvi avanzare nella carriera, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Benessere. Un filo di mal di schiena, nulla di nuovo se c'è un po' di umidità, ben sapete che la colonna è uno dei punti deboli del segno. E allora fatevi un nodo nel fazzoletto per ricordarvi che è ora di passare dal medico per decidere di fare test di controllo e magari anche l'assunzione di qualche integratore ad hoc. La salute è un bene prezioso e va salvaguardato. Bandite il nero che non vi sta bene e vi invecchia, indossate piuttosto colori chiari e solari, quelli corrispondenti alla vostra anima, albicocca, pesca, giallo zucca. Insomma le tinte del vostro astro guida, il sole, in ogni momento della giornata. Tutto procede in modo spedito, ora le vostre energie sono al top. Dedicatevi senza troppo sforzo alle attività preferite. Ma non esagerate. Lo sport deve essere un svago non un assillo. Per lei, lunga chiacchierata con l'amica residente all'estero, un tempo era quasi proibitivo, ma ora coi supporti tecnologici è come se abitasse al piano di sotto. Vi mostra i suoi nuovi acquisti, la casa, il cane, e voi rispondete con lo stesso linguaggio. Bello, ma non esiste più la magia del mistero, perso il piacere della curiosità. Per lui, competitivi, ogni volta che tra amici si gareggia si diventa improvvisamente rivali. Il legame che vi tiene uniti dall'asilo apparentemente si spezza, diventate rivali e giocando a calcetto sgarbi e spintoni non si contano nemmeno. Attenti, le regole sono regole, anche solo nel gioco, non passateci su. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 10. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.